Carlo Conti si confessa al sito Vlog. Alcune settimane fa su diversi siti circolava una news che aveva reso felici tutti i fan di Carlo Conti. Nel dettaglio si presumeva che il conduttore toscano sarebbe stato contattato dai vertici della Rai per affidargli la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo che l'ex timoniere dell'eredità ha già presentato la kermesse canora per 3 anni consecutivi, 2015, 2016 e 2017, per poi passare il post a Claudio Baglioni. Ma cosa c'è di vero su questa indiscrezione? Carlo Conti dice no al Festival di Sanremo 2020. A togliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Carlo Conti attraverso una lunga intervista per il portale Vlog. Il giornalista ha chiesto all'artista toscano, che è stato contattato dai vertici di Viale Mazzini per la conduzione del Festival di Sanremo 2020. Conti ha risposto in modo categorico: mi piacerebbe tornare a condurre Sanremo nel 2020? No, ho già fatto 3 edizioni meravigliose. Il noto presentatore ha affermato anche questo. Quando si fanno 3 festival belli in quel modo dal punto di vista musicale e di ascolti, Sanremo è tante cose. Inventarsi per 3 anni di seguito in crescendo non è così facile. Nonostante questo, l'uomo non ha messo la parola fine alla kermesse sanremese, dando qualche speranza a tutti coloro che lo rivogliono vedere sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Conti parla di Ora o Mai Più e della corrida. Per chi non lo sapesse, Carlo Conti è anche uno degli autori di Ora o Mai Più, lo show musicale di Amadeus che ieri sera è andato in onda con la semifinale. Anche nella penultima puntata la trasmissione ha perso contro C'è posta per te di Maria De Filippi, tuttavia ha fatto più della scorsa settimana. Ora o Mai Più sta reggendo contro un programma perfetto e meraviglioso come C'è posta per te. Porta a casa il 16-17% share con la bravura di Amadeus e un gruppo fantastico di maestri e cantanti in gara. Sta funzionando molto bene. Ha affermato Conti che a fine marzo 2019 sarà di nuovo al timone della corrida.